Buongiorno a tutti. Salve. Vi starete chiedendo perché siamo qua con una vettura. Bene, quest'anno il museo compie 90 anni e quindi abbiamo dovuto fare una cosa un po' particolare, cioè provare a coinvolgere le istituzioni, i musei, gli enti della cultura in questi festeggiamenti. E abbiamo voluto farlo o portando vetture della nostra collezione fuori dal museo, quindi per farle conoscere anche nei luoghi particolari come il Palazzo del Rettorato qui in Via Po, o Palazzo Reale, Palazzo Madama e altri, diciamo, musei sul territorio. Però Palazzo Garrove devo dire che è uno dei palazzi più belli che c'è in Torino. E qui abbiamo voluto vedere come poter coinvolgere i vari enti e le istituzioni portando delle vetture o partecipando con dei talk e delle conferenze. Nel caso del rettorato abbiamo portato una vettura un po' speciale, perché è una vettura elettrica del 1909 ed è legata a Torino, perché era di proprietà di Luigi D'Amevino, uno dei primissimi soci della Fiat, anche lui membro dell'ACI, che è nata qui a Torino, e che aveva visto all'inizio del Novecento che la vettura elettrica poteva essere il futuro. Quindi negli anni 30, quando il nostro museo viene creato, decide di donare questa vettura a Biscaretti per la collezione. E quindi l'abbiamo voluta portare qua da voi, anche per far vedere la somiglianza che c'è tra le innovazioni che c'erano nel 500 e nel 600, quando si facevano palazzi così particolari, con comunque un veicolo molto particolare, che è questo veicolo elettrico del 1909. Quindi vogliamo ringraziare l'Università di Torino per averci concesso e per partecipare ai nostri festeggiamenti, ai relatori che sicuramente fanno degli interventi unici per quanto riguarda il talk di oggi, e aspetteremo poi Camerana che vi farà ancora un saluto da parte del museo. Bene, buongiorno a tutti, vedo gli amici del bar, quindi vuol dire che posso essere tranquillo nel parlare con gli amici. Il mio nome è Marcello Baricco, sono del Dipartimento di Chimica dell'Università di Torino e sono qui con me due importantissime colleghe, Silvia. Silvia Bordiga, faccio parte anch'io del Dipartimento di Chimica con Marcello e Valentina. E mi occupo di materiali per produrre e convertire molecole che poi entrano nella vita di tutti i giorni, e oggi cercherò di parlarvi delle molecole che servono per far andare i veicoli, l'automobile in particolare. Io sono Valentina Brunella e anch'io lavoro al Dipartimento di Chimica insieme a Marcello e Silvia, e io mi occupo invece dei materiali polimerici, delle plastiche che ci circondano nella vita di tutti i giorni, e oggi vi spiegherò come le utilizziamo nell'automobile. Bene, chimica e automobile, questo è un po' lo scopo di questo incontro di questa mattina. C'è molta chimica dentro l'automobile, anche in questa automobile antica. Il Dipartimento di Chimica dell'Università di Torino si occupa del tema dell'automobile da molti anni, abbiamo forti relazioni con una importante azienda torinese che recentemente ha cambiato nome, si chiama Stellantis, con la quale abbiamo molte relazioni e molte attività in comune. Lo scopo di questa nostra chiacchierata stamattina è un po' di prendervi per mano per portarvi verso il ruolo della chimica all'interno delle automobili. Ci è stato detto all'inizio che abbiamo qui un ospite importante, un'auto elettrica. Questo è un tema di cui si parla molto sui giornali, una parola sicuramente che tutti abbiamo sentito. La contrapposizione all'auto elettrica è quella che chiamiamo l'auto con il motore a combustione interna. Questi sono un po' i due termini che oggi vogliamo un po' chiarire. L'automobile a combustione interna è quella che probabilmente molti di voi stanno utilizzando, che hanno usato da sempre, con l'idea che ci sia un combustibile che viene in qualche modo bruciato, cioè subisce una reazione di ossidazione. Questo genera tutta una serie di conseguenze. C'è un motore a combustione interna che traduce questa energia di tipo termico in un'energia di tipo meccanico e voilà, l'automobile cammina. L'altra parte invece è l'auto elettrica, che invece usa un'altra strada, usa appunto le batterie attraverso un motore elettrico che a lei fa andare avanti l'automobile. Questi sono un po' i due temi che vorremmo toccare oggi, anche alla luce delle molte parole che girano sui giornali in questi ultimi mesi. Voi sapete che il tema di quale sarà l'auto del futuro è un tema molto caldo e vorremmo provare questa mattina a dare, diciamo, qualche informazione in merito. Ma abbiamo bisogno della vostra collaborazione, e ora Silvia vi spiegherà quale sarà il vostro ruolo stamattina.
Allora, avete trovato sul tavolino, c'è un foglio con segnato un link con un codice o un QR code. Vi invitiamo a prendere nota e a connettervi con questo link, perché per parlare delle modalità con cui le automobili e i mezzi di trasporto si muovono oggi, e vorrei avere da parte vostra un contributo in modo tale da riuscire, per esempio, a condividere come vogliamo muoverci nel futuro e capire meglio alcune parole che sentiamo ripetere spesso, in particolare i fuel e biofuel. Attualmente i nostri combustibili sono prodotti convertendo il petrolio in combustibili che diventano poi per alimentare motori a benzina o motori diesel, e attraverso la conversione di energia chimica, energia termica, energia meccanica, i veicoli si muovono. Questa è la fonte principale oggi. Qualche decina di anni fa, soprattutto in un'area dell'Europa, non funzionava così. Per esempio in Germania già in passato hanno dovuto trovare strade diverse, quindi la produzione di combustibili per strade diverse non è una questione di oggi. Adesso parliamo tanto di e-fuel. Con la parola e-fuel pensiamo di avere lo stesso tipo di molecole, però utilizzando una strada diversa, per esempio riuscendo a convertire il carbonio che abbiamo emesso come anidride carbonica, ridurre questo carbonio usando dell'idrogeno, ovviamente idrogeno prodotto in modo green e quindi non utilizzando di nuovo risorse fossili, ma risorse rinnovabili, e riottenere le molecole che possono alimentare i normali motori a combustione. Adesso volevo appunto porvi la domanda: che cos'è un e-fuel? E poi vedere con voi le risposte. Quindi se vi siete connessi, dovreste trovare le domande e poi io vedo qui raccolte tutte le vostre risposte e poi le commentiamo insieme. Quindi le possibilità sono: un e-fuel è un combustibile che, se bruciato, non produce CO2. Un combustibile prodotto con CO2 e idrogeno ottenuto dall'elettrolisi dell'acqua. L'unico combustibile che non è prodotto da fonti fossili. Il combustibile prodotto dall'elettricità e dalla CO2. Un combustibile prodotto con CO2, elettricità ed acqua. Al momento non avete ancora espresso molti pareri, quindi aspettiamo ancora qualche attimo e poi vediamo, vediamo i risultati insieme. Allora, le scelte maggioritarie sono un combustibile prodotto con CO2 e idrogeno ottenuto dall'elettrolisi dell'acqua, è una risposta in effetti corretta. Qualcuno invece ha selezionato un combustibile che, se bruciato, non produce CO2. Questo è sbagliato, cioè un e-fuel bruciando produce CO2 esattamente come un combustibile prodotto da petrolio, solo che il carbonio del combustibile tradizionale è riferito a una risorsa fossile non rinnovabile, invece quel carbonio lì, se io l'ho prodotto utilizzando la CO2, chiudo il ciclo e quindi per questo motivo è neutro da un punto di vista delle emissioni della CO2. Non è l'unico combustibile che non è prodotto da fonti fossili. Vedremo, appunto, andando avanti nel discorso, che ce ne sono altri. Un combustibile prodotto con CO2, elettricità ed acqua è anche una risposta giusta. Non molti di voi l'hanno selezionata e invece è corretta. E invece non basta elettricità e CO2 per produrre i fuel, perché al massimo arrivo a produrre monossido di carbonio, CO, e quindi ho poi bisogno di idrogeno per fare un idrocarburo. Ok, passiamo alla domanda successiva. Che cos'è un biofuel? Un combustibile di colore verde, un combustibile ottenuto solo dagli scarti del legno, un combustibile preparato dalle biomasse, un combustibile preparato a partire da risorse fossili poco pregiate, un combustibile ottenibile dalle fermentazioni degli scarti animali e vegetali, un combustibile ottenibile dalle alghe.
stanno arrivando le risposte. Ok, naturalmente non è un combustibile di colore verde, bravissimi. Un combustibile preparato dalle biomasse, corretto. Un combustibile ottenuto dalle fermentazioni degli scarti animali e vegetali. Un combustibile ottenuto dalle alghe, corretto. E veniamo all'ultima domanda, tanto per capire come ci collochiamo oggi nel panorama. La domanda è: in Italia si può comprare un biofuel per un veicolo con motore tradizionale? Le risposte sono sì, ma solo nelle stazioni ENI. No, i biofuel sono prodotti solo su scala di laboratorio. Sì, ma in formulazioni con combustibili tradizionali. Sì, ma costa molto più caro. Sì, ma solo bioetanolo. Vediamo le vostre risposte. Benissimo, la maggior parte ha risposto correttamente. Al momento si può acquistare un combustibile che contiene una frazione di biofuel. Viceversa, non possono essere usati combustibili solo biofuel, ma solo in miscele. Questo almeno in Italia. In altri paesi invece ci sono invece già mezzi che possono utilizzare biofuel soli. E con questo direi che abbiamo finito il primo passaggio. Bene, allora l'autocombustione interna ha ancora la possibilità di procedere nella sua evoluzione. Ci sono le strade per ridurre l'impatto ambientale. L'idea è di riciclare in qualche modo la CO2, le strade sono due, l'e-fuel in qualche modo di sintesi, e la professoressa Bordiga sta contribuendo in modo significativo a questo processo, individuando nuovi catalizzatori, nuovi strumenti per produrre gli e-fuel in modo sempre più efficiente, oppure usare la strada delle biomasse per la produzione appunto di biocombustibili. Ma naturalmente questo può essere, se vogliamo, la strada un po' di transizione, sicuramente sarà un percorso che ci accompagnerà ancora per molto tempo, ma diamo un'occhiata invece all'altro approccio, che è quello appunto dell'auto elettrica. Dicevo all'inizio che la presenza qui di un'auto a batterie ci aiuta in questa direzione. Ma prima di guardare il mondo delle batterie, ancora una domanda per voi. Ricollegatevi con lo stesso connessione. Questa volta vi viene fatta una domanda prima di fare la discussione insieme. Leggi la domanda, Silvia. La batteria in un'auto può essere al piombo, al sodio, al litio, all'acqua. Siamo chimici, quindi ahimè vi trovate naturalmente delle domande sugli elementi chimici, sugli elementi della tavola periodica. Abbiamo la possibilità di avere un'auto al piombo, un'auto al sodio, un'auto al litio, una batteria al piombo, una batteria al sodio, una batteria al litio e una famosissima batteria all'acqua. Le risposte sono arrivate, stanno arrivando? Stanno arrivando, aspettiamo, eccoci qua, direi di sì. Bene, allora, c'è del piombo in una batteria? Al piombo, è stato votato abbastanza, al sodio, pochi, e al litio, il 92% ha scelto al litio, all'acqua solo il 4%. Benissimo, allora, tutti sappiamo che c'è del piombo nelle batterie, tutti quanti voi avete una batteria al piombo. Qual è la batteria al piombo? Quella che si usa quando girate la chiavetta per far girare il motorino di accensione. È quella che ogni tanto il meccanico vi cambia, molto pesante, ci sono dei rubinetti, diciamo dei tappi sopra che non vanno assolutamente aperti perché c'è dell'acido e se vi casca addosso vi bucate tutta la maglietta. Ma questa chiaramente è una batteria che va bene per far partire l'automobile a combustione interna. Se volessimo usare questa batteria per far andare avanti l'automobile, il peso sarebbe troppo forte proprio perché c'è dentro del piombo. Questa è la ragione per cui le batterie che servono invece per alimentare l'auto elettrica, cioè per farla camminare, per dargli la propulsione, sono batterie invece, come giustamente avete detto, al litio. Domanda: ma tutte le auto elettriche hanno batterie al litio? Assolutamente no. La batteria al litio è una batteria che è stata sviluppata negli ultimi, diciamo, 20 anni.
Nel 2019 è stato vinto il premio Nobel per la chimica a chi ha inventato le batterie al litio. Uno di questi signori si chiamava Goodenough, un inglese molto importante, che è morto 2 settimane fa all'età di 101 anni, quindi un personaggio sicuramente rilevante. Ma le batterie al litio, se vogliamo, sono molto diffuse. Nei vostri cellulari tutti avete una batteria al litio, ma se volete un'automobile con la batteria al litio, ecco che dovete andare, diciamo, su una tipologia di auto, anche su un livello di auto elettrica, su un livello molto alto. C'è un noto signore americano molto fighetto che tipicamente si presenta in tutte le occasioni, che, come sapete, produce delle automobili con le batterie al litio. Ma se andate da un concessionario normale e chiedete un'auto a batteria, per esempio la Toyota, quelle che, diciamo, sono molto diffuse nel mercato, soprattutto quelle che si compravano alcuni anni fa, di litio lì dentro non ce n'è, perché si usano altre tipologie di batterie. Una di queste, per esempio, prende il nome di batterie nickel metallo idruro. Non sto qui a spiegarvi la chimica che sta dietro, ma le batterie al litio nelle automobili sono uno sviluppo, se vogliamo, relativamente recente. Pochi hanno votato le batterie al sodio. Perché? Perché è vero, non ci sono batterie al sodio in commercio. Ma perché si pensa alle batterie al sodio? Perché le batterie al litio si portano dietro al tema del litio. E tutti leggete sui giornali che questo litio ci ammazzerà tutti quanti. Non avremo litio. Come faremo a respirare senza litio? Bene, posso mandarvi qualche messaggio, anche un po' di tranquillità. Di litio ce n'è abbastanza. E soprattutto la strategia che i produttori di auto elettriche stanno pensando è che questo litio possa essere in qualche modo recuperato dalle batterie esauste. Anche questo è un tema molto caldo, se ne dicono di tutti i colori. L'invito che vi faccio è di non bervi le prime cose che vengono dette dai giornalisti, ma andare un po' ad approfondire le cose, perché molto spesso sono più complicate. Oggi in una batteria al litio c'è da una parte sostanzialmente della grafite, la stessa cosa che usate nelle mine delle matite. Dall'altra parte c'è un ossido misto che contiene sì del litio, ma contiene anche del cobalto e più altri elementi. Ahimè, il cobalto paradossalmente è più delicato rispetto al litio. Quindi c'è tutto uno sforzo per cercare di recuperare questo litio. Ma chiaramente, se anziché usare litio usassimo sodio, ce n'è molto di più, più facile da ottenere. Questa è la ragione per cui sono in corso molti progetti sulle batterie al sodio. Se poi volessimo andare ancora più in là, potremmo pensare per esempio alle batterie al magnesio. C'è qui Ase, la mia dottoranda, che studia proprio le batterie al magnesio, quindi ci sono margini per fare di meglio. Quindi, tema aperto quella delle batterie: chi le produce, come si riciclano, quanto ne avremo, sarà davvero il futuro? Certamente le case automobilistiche sono fortemente orientate in quella direzione. C'è uno sviluppo fortissimo, c'è molta chimica dentro le batterie, tipica approccio delle auto elettriche. Ma la batteria sembra non bastare, e allora negli ultimi anni è uscita fuori un'altra parola che sembra che risolverà i problemi dell'umanità: l'idrogeno. Domanda: come si produce l'idrogeno? Dal metano, dall'acqua, dai rifiuti, si trova sottoterra. Questo famoso idrogeno, dove lo possiamo trovare? Come lo possiamo fare? Le risposte arrivano? Stanno arrivando. Ecco i risultati. Allora, la maggior parte ha scelto dall'acqua e una certa porzione ha anche scelto dal metano, pochi dai rifiuti e nessuno ha scelto si trova sottoterra. Bene, allora, la formula dell'acqua è la formula che conosciamo tutti, H2O. Quell'H è proprio l'idrogeno, quindi che nell'acqua ci sia l'idrogeno l'abbiamo imparato alla scuola elementare. Ma naturalmente questo idrogeno è attaccato all'ossigeno nell'acqua. Ma se noi abbiamo bisogno dell'idrogeno come idrogeno, lo dobbiamo in qualche modo spezzare. Domanda: ma cosa ci serve l'idrogeno in una automobile? Può andare avanti un'automobile con l'idrogeno? La risposta è certamente sì. Qual è la strada? Le strade sono due. La prima, la principale, la più importante, è mettere dentro l'automobile una batteria che prende il nome di cella a combustibile. Cosa vuol dire? È una batteria
esattamente identica a quella, simile a quella che c'è qui in questa automobile, che viene costantemente alimentata da una parte con dell'idrogeno e dall'altra con l'ossigeno che c'è nell'aria. Idrogeno e ossigeno si trovano insieme, si ricombinano, fanno acqua, questo produce dell'energia elettrica in modo del tutto analogo a quello che facevano le batterie delle auto elettriche che stanno girando. La cella combustibile si occupa di mettere insieme idrogeno e ossigeno ed ecco che produce una corrente elettrica che alimenta il motore elettrico e l'auto va avanti. La bella notizia che vi do è che ci sono auto ad idrogeno a cella combustibile che girano in Giappone da più di 15 anni, quindi non è una novità di quest'anno, assolutamente una cosa che c'è già da tempo. L'altra alternativa che l'Europa non gradisce tanto, ma che giustamente come strada alternativa può essere presa in considerazione, è di usare l'idrogeno stesso per il motore a combustione interna, cioè si brucia l'idrogeno questa volta non in una batteria ma in un motore a combustione interna ed ecco che di nuovo si sviluppa energia termica che viene convertita in energia meccanica che poi dopo fa andare avanti l'automobile. Sicuramente questa è una possibilità, ma ahimè il signor Carnot, che ha individuato un famoso ciclo di Carnot che ci dice che le efficienze passando attraverso l'energia termica sono modeste, purtroppo il signor Carnot è ancora presente, quindi bruciando l'idrogeno più di tanto non si riesce a fare. Se invece lo si usa in una batteria le efficienze sono molto alte. Ecco quindi che si fa il pieno di idrogeno. La domanda è chi ce lo dà questo idrogeno? Sicuramente l'acqua è la fonte principale. Come facciamo a fare l'idrogeno dall'acqua? Facciamo esattamente la cosa opposta di quella che succede dentro l'automobile, cioè prendiamo dell'acqua, prendiamo dell'energia elettrica, attraverso un processo che noi chimici chiamiamo elettrolisi, scindiamo l'idrogeno dall'ossigeno. Una volta prodotto questo idrogeno lo dovremo mettere da qualche parte, contenerlo in modo opportuno per poi utilizzarlo all'interno della automobile. Si può fare dal metano? Sicuramente sì, anzi, ahimè, l'idrogeno che è presente oggi nel mercato è quasi tutto prodotto dal metano, viene chiamato l'idrogeno grigio, mentre quello prodotto dall'acqua viene chiamato l'idrogeno verde, perché naturalmente tutto ciò che è verde è bello, tutto ciò che è grigio invece è molto meno bello. Si può produrre l'idrogeno dai rifiuti? Abbiamo qui Francesca Valetti che segue questo tema da tanto tempo, che ci potrebbe dire sicuramente che l'idrogeno può anche essere prodotto dai rifiuti. Se ne produce tanto, potremmo migliorare, ma comunque qualche cosa si può fare. L'ultima domanda era un po' provocatoria. Si trova l'idrogeno sottoterra? La risposta no è sostanzialmente corretta, ma negli ultimi mesi c'è qualcuno che sostiene che ci siano comunque delle riserve di idrogeno sottoterra. Lascio a voi l'indagine su questo aspetto, le quantità sono ancora modeste, ma c'è una spinta anche in questa direzione. Ma la strada principale è quella di produrre l'idrogeno appunto dall'acqua attraverso la elettrolisi. Domanda, ma posso fare il pieno di idrogeno per un'automobile? Volendo fare un'indagine, potreste googolare un attimo stazioni di idrogeno e cosa trovereste? Stazioni di idrogeno in Germania, in Olanda, qualcosa in Francia. Se scendete sotto un certo livello e venite in Italia, ne trovate una funzionante da quasi 10 anni, ahimè a 5 km dal confine con l'Austria, a Bolzano. L'unica stazione di rifornimento che funziona in Italia da 15 anni di idrogeno è a Bolzano. Recentemente è uscito sui giornali, ne hanno aperta una a Venezia e ne stanno aprendo una anche a Milano. Ma allora tutto questo idrogeno chi mai ce lo darà? Attenzione, ci sono in corso progetti molto importanti, recentemente nell'ambito anche dei finanziamenti previsti, sono previste in Piemonte ben 5 stazioni di rifornimento di idrogeno, 3 nella zona dell'Alessandrino, 1 vicino a Novara e una Torrazza Piemonte che non è tanto lontano da Torino. Quindi stiamo parlando comunque di qualcosa che adesso ancora non c'è, ma di qualcosa che sicuramente sta venendo fuori. Quindi autoidrogeno è sicuramente una possibilità. Il messaggio che voglio mandare forte e chiaro: non esiste una competizione tra l'auto ad idrogeno e l'auto a batteria, non è una guerra, è una alleanza strategica. Perché? Perché chiaramente nella mobilità di basso distanza, tipicamente la mobilità in città, la batteria è assolutamente la strada principale, ma se avete bisogno di far viaggiare un camion,
se avete bisogno di far viaggiare per esempio un treno a batteria, avete bisogno veramente di tanta tanta carica. L'idrogeno può in qualche modo rispondere a questa domanda. Ecco che quindi, a seconda degli utilizzi, batterie o idrogeno possono essere strade molto molto diverse. Ma come sarà fatta l'auto del futuro? Sentiamo Valentina cosa dice. Allora, io invece vorrei spostare la vostra attenzione in un'altra direzione. Va bene, facciamo l'idrogeno, facciamo le celle, facciamo, cerchiamo di alimentare la nostra auto e portarla avanti. Ma l'obiettivo è anche di consumare poco. Qualunque sia il tipo di alimentazione dell'auto, l'obiettivo è consumare poco. Per consumare poco cosa si sta facendo? Si stanno cambiando i materiali che si possono utilizzare nell'automobile. Non tutti, nell'immaginario comune la plastica non viene proprio identificata come il materiale per eccellenza per applicazioni smart, per applicazioni di alto profilo. E quindi io volevo partire con una domanda un po' provocatoria chiedendovi, secondo voi quale parte dell'auto è fatta di plastica? Poi plastica già è un termine, vi chiederei, allora io per votare in verità la mio... Il mio codice, mi sento molto la televendita. Allora, il mio codice è quello dietro. Nello stesso foglio c'è un retro, BBK Now. Perché devo dire che questo potrebbe impressionarvi un po' di come stanno cambiando i materiali. Parto con un'ottica sul materiale plastico per poi arrivare anche al materiale invece metallico. Allora, stanno arrivando varie risposte, chiaramente il cruscotto, pneumatici sicuramente nell'immaginario comune sono la parte di plastica. In verità, se voi andate a cercare su internet, andate a controllare quanta parte dell'auto è fatta. Adesso vabbè, chiaramente essendoci miei dottorandi vengono fuori un sacco di parti, la scocca, il cruscotto, il pannello porta, eccetera, eccetera. Essendomi portata la clac dei dottorandi che lavorano nell'ambito automotive, vengono fuori dei termini più particolari. In effetti l'auto contiene adesso una grandissima quantità di plastica. Se voi andate a vedere su internet, comunque andate a controllare quanti polimeri ci sono nell'auto, in effetti già tutta la parte vetro, tutti i fari anteriori, posteriori, i paraurti lo sappiamo tutti, i lunotti, il tettuccio, ma anche tutta la parte di tessuto, quindi il sedile dell'auto, l'imbottitura, i tappetini, ma anche tutta la copertura interna dell'auto. Quindi la percentuale di auto di plastica nell'auto sta aumentando sempre di più. E in ultimo, l'ultimo oggetto che invece non so se quanti classificherebbero come plastica, vabbè, è chiedervi, l'esterno secondo voi è influenzato dalla presenza della plastica? Cioè l'aspetto a cui voi siete abituati a vedere, con cui voi siete abituati a vedere l'auto, il colore, è plastica o non è plastica? Provate a votare anche questo, anche se è la domanda successiva. Chiaramente, l'ho già impostata io così, chiaramente anche tutta la vernice esterna esiste grazie alla plastica. Tutto il processo di verniciatura possiede una base polimerica. Plastica è in senso più comune, noto del materiale, ma in verità il termine scientifico sarebbe polimero. E dopo tutto questo discorso però vi chiedo qual è la percentuale secondo voi di plastica presente nell'auto? E da lì partiamo con varie considerazioni. Votate l'ultima domanda. Dovete mettere un numero, vediamo. Esatto, mi aspettavo risposte di questo genere, l'80, il 90%. In verità, percentuale in peso io ho chiesto. La percentuale in peso di plastica nell'auto è estremamente bassa, si aggira attorno al 20%. Perché? Ed è il motivo proprio alla base del grande successo delle plastiche nell'automobile. La plastica pesa pochissimo, è un materiale molto leggero, quindi anche se la maggior parte delle parti dell'auto sono fatte di plastica, la percentuale in peso è estremamente ridotta. Ed è il motivo del suo successo, perché avere un'auto leggera significa avere a che fare con un'auto che consuma meno. Cosa si sta facendo? Sì, la plastica si sta diffondendo ovunque, adesso vi farò passare dei materiali che possono un po' attirare la vostra attenzione, nel senso che, primo perché
vediamo anche che i materiali plastici non sono proprio solo la bottiglietta comune dell'acqua a cui tutti siete abituati. Possono essere materiali molto più resistenti. La plastica sì è leggera, la plastica sì tendenzialmente non ha delle proprietà meccaniche eccezionali, ma in verità può essere caricata con un gran numero di sostanze. Questo è caricato con fibre vetro e vedete che la resistenza è molto più elevata. Ve lo faccio passare, intanto faccio passare gli altri pezzi. L'altra cosa caratteristica, la plastica si può anche renderla, per così dire, smart. Cosa significa rendere smart un materiale? Un termine che sentiamo comunemente tutti i giorni. Significa farlo vivere di vita sua, per così dire. Infatti questo materiale, che è un materiale molto basico, per così dire, diciamo, è un materiale molto semplice, è un polipropilene, un materiale polimerico molto semplice, ma è caricato con delle cariche nere. Le cariche nere possono essere anche cariche nere nanostrutturate e quindi con, può essere grafene, può essere altri tipi di nanostrutture e nero fumo. Su questo tipo di plastiche che sono usate per fare la parte, adesso Elio potrebbe spiegarvelo molto meglio, visto che sono pezzi della sua tesi di dottorato, sono parti per fare il, come si chiama, la parte lì davanti del, davanti al cruscotto, per fare la sensoristica del cruscotto, nel senso che qui si possono fare dietro dei circuiti, semplicemente con dei processi laser si fanno dei circuiti in modo tale che quando toccate col dito, in pratica si potrebbe aprire la parte davanti, si potrebbe attivare un qualsiasi altro sensore e quindi è una plastica molto banale ma che può avere una sorta di vita sua. Ma ancora più interessante, le plastiche stanno proprio cambiando e questo è un materiale che mi è arrivato ultimamente, che trovo molto interessante, che fa capire che la plastica non è proprio quella banale che conosciamo tutti. Anche nell'ambito delle plastiche si sta andando nella direzione del bio, bio dal punto di vista della produzione della plastica, ma anche il bio perché questo è un materiale a base polipropilene, ma se guardate dietro ha tutta una struttura tipo tessuto, che è fatto di fili di canapa e cotone. E tutto questo migliora totalmente la resistenza, rende il pezzo leggerissimo, ma nonostante questo ha una struttura che ne migliora la resistenza. Quindi, in che direzione stiamo andando? Stiamo andando nella direzione di materiali che hanno cariche diverse all'interno, ma anche l'altra cosa che volevo farvi notare, molto interessante, visto che tutti sentiamo sempre parlare del riciclo, è possibile anche che già alcuni pezzi della vostra auto derivino da materiale di riciclo. Un progetto di qualche anno or sono ha previsto la collaborazione, grazie a, con Stellantis e con un'azienda di riciclo del PET. PET è la plastica delle bottiglie. Quella all'interno, i pezzi granuli all'interno che vi ho messo sono i granuli che si ottengono da un impianto di riciclo del PET. Quindi semplicemente, visto in modo semplice, sono delle pezzi di bottiglia spezzettati. Con questi pezzi di bottiglia spezzettati, quindi già in seconda vita del PET, si possono ottenere oggetti vari. Adesso questo era un oggetto promozionale per un'azienda che produceva penne. Ma il progetto interessante che abbiamo fatto è che da questo PET quello che si può fare è un materiale come questo. Nel senso che si possono fare delle fibre e con queste fibre si fa un tessuto per il sedile dell'auto. E infatti alcune auto già in commercio hanno i sedili fatti da PET di riciclo delle bottigliette di plastica, quelle che usiamo comunemente. Quindi questo è il motivo per cui le plastiche si stanno diffondendo e vorrei un po' sfatare il mito che la plastica è un oggetto di scarso pregio. Però in che direzione stiamo andando? Prima di affrontare in che direzione stiamo andando, affrontiamo anche il discorso che comunque la plastica, purtroppo, anche se io vorrei tutta un'auto di plastica, non sarà mai tutta un'auto di plastica, esiste anche tutta una parte metallica, perché chiaramente ha delle resistenze meccaniche diverse, ha delle applicazioni diverse, anche resistenza alla temperatura, più elevate. E quindi l'altra classe di materiali che trovate all'interno dell'auto è sicuramente la classe dei materiali metallici. Però questi due materiali hanno delle caratteristiche comuni. Allora, diciamo che la plastica sta cercando di coprire maggiori campi di applicazione, ma anche il metallo sta cercando di modificarsi, perché il concetto di avere un'auto più leggera vale in tutte le direzioni. E quindi anche il metallo, passiamo da acciai molto pesanti che si usavano un tempo a leghe super leggere, per avere comunque un'auto più leggera, quindi mantenere le proprietà meccaniche e avere un'auto leggera.
Inoltre, in che direzione si va? Sì, ok, usiamo materiale proveniente da riciclo, ma in ultima analisi ci piacerebbe avere anche un'auto che a fine vita stacco dei pezzi e riutilizzo tutto. Una visione un po' ottimistica della vita, insomma, non penso che arriveremo a tanto, ma in verità quello che vogliamo è riciclarla comunque, trovare delle seconde vite anche alle auto e alle varie parti dell'auto. Per far questo la direzione, sia nell'ambito dei metalli che nell'ambito dei polimeri, è quella di andare nella direzione di avere pochi materiali. Inizialmente quando si sono diffusi, inizialmente l'auto era costituita da un gran numero di famiglie diverse di polimeri e diverse di metalli. Adesso si cerca di avere poche classi di polimeri e poche classi di metalli, in modo tale che a fine vita si possano lavorare allo stesso modo e riutilizzare. Quindi l'obiettivo è di avere un'auto più leggera di sicuro, e questo si può fare con diversi tipi di materiali, e sicuramente l'obiettivo è anche di avere pochi materiali in modo da riuscire a riutilizzarli a fine vita. Grazie. Bene, andiamo verso la conclusione di questa nostra chiacchierata da bar. Abbiamo capito che ci sono molte domande, ci sono molte sfide, il mercato chiede prodotti nuovi, il pubblico, i clienti chiedono auto nuove. Proviamo soltanto a chiederci come possiamo dare risposte a queste domande e soprattutto come l'Università di Torino in questo momento è impegnata su questo aspetto. Naturalmente ciò che ci guida in questi mesi, il nostro faro, è il famoso PNRR, di cui si parla sui giornali in continuazione, e quindi chiudiamo per capire come il PNRR sta dando risposta a queste domande. Silvia. Beh, in molti modi, in particolare attraverso dei grossissimi progetti in cui l'Università di Torino è stata coinvolta, uno di questi è il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, e in cui l'Università di Torino partecipa. Questo progetto coinvolge ben 25 atenei e 24 enti privati e ha un impatto economico davvero molto molto importante. Sono circa 400 milioni di euro che sono stati distribuiti. Il progetto ha una durata di poco meno di 3 anni, quindi è partito lo scorso autunno, e in questo progetto sono stati reclutate ben 574 persone che sono state ingaggiate, giovani ricercatori con contratti per sviluppare tecnologie diverse. E nel caso del nostro Ateneo, come università, siamo coinvolti nell'ultimo dei filoni di attività concentrato proprio sugli e-fuel e sull'idrogeno di cui abbiamo parlato oggi. Ecco, quindi questa iniziativa a livello nazionale, centro nazionale, coinvolta tutta l'Italia, ma c'è un'altra iniziativa in ambito PNRR più locale. Vale. L'altra iniziativa è l'iniziativa all'interno del PNRR chiamata NODES, che è un ecosistema per l'innovazione, già il nome sembra una collaborazione ad ampio spettro, in effetti lo è. Tutte le università del NODES, significa Nord Ovest Digitale e Sostenibile. Quindi le università del Nord-Ovest sono coinvolte in questo progetto, e quindi ci sono l'università, il Politecnico, ma anche Pavia, c'è la Valle d'Aosta, l'Insubria, eccetera, eccetera, e collaborano nello sviluppare, nell'ottenere un'economia più sostenibile. E proprio all'interno dell'ecosistema per l'innovazione c'è tutta una parte legata all'automotive, e in particolare al tipo, appunto, sia dei motori elettrici, sia dal punto di vista quindi dell'alimentazione dell'auto, sia dal punto di vista dei materiali. E a tale riguardo vi comunico che ci sarà anche uno stand alla notte dei ricercatori, quindi veniteci a trovare, vi diremo le innovazioni nell'ambito PNRR. Bene, grazie. Allora, sfide, investimenti, aspettative, sicuramente l'impegno. In questa mattinata noi ci siamo concentrati sui materiali e la chimica dietro l'automobile, ma l'Università di Torino ci si occupa anche di molti altri aspetti. Pensiamo per esempio alla guida autonoma, che è un tema caldissimo. Al Dipartimento di Informatica ci sono alcuni colleghi che si occupano della guida autonoma. Qualcuno pensa che l'auto del futuro sarà quella in cui ci si accomoda e siamo pieni di sensori, immediatamente ci misurano la pressione, il battito cardiaco, abbiamo il medico in auto che ci dice tutto. Su questo alcuni medici stanno fantasticando, ma quando ci sarà la guida autonoma, poi chi paga l'assicurazione, di chi è la colpa? Ecco che i giuristi dell'Università di Torino si stanno occupando anche di questi aspetti.
Questo solo per dire che stamattina ci siamo occupati solo della parte più chimica, perché è la nostra competenza, ma naturalmente il tema dell'auto del futuro tocca temi molto molto più importanti. Quindi non mi resta che lasciarvi con un auspicio di vederci tutti quanti sull'auto del futuro, che naturalmente sarà più leggera, sarà sicuramente più efficiente, sarà sicuramente più sicura, sarà sicuramente più economica, ma soprattutto sarà più bella. Grazie. Anche se dopo aver visto l'auto del 1900 più bella di quella. Grazie, grazie a tutti.